Buongiorno, benvenuti alla quinta lezione di Storia dell'Arte Moderna. Ci siamo fermati la volta scorsa a parlare del viaggio di Donatello a Roma che si compie negli anni tra il 1431 ed il 1433 e abbiamo anche detto che si è discusso molto tra gli studiosi per capire quale fu l'impatto effettivo che l'antichità classica ebbe su Donatello e che addirittura sarebbe stato visto questo momento come un momento di discrimine per ciò che riguarda il richiamo all'antichità classica in Donatello. Di datazione controversa, ma che dovrebbe risalire grosso modo agli anni tra il 28 ed il 33, è un'opera importantissima di Donatello, il Tabernacolo con l'Annunciazione, la cosiddetta Pala Cavalcanti, perché si trova sull'altare maggiore della Cappella Cavalcanti in Santa Croce a Firenze, e che è una commissione non documentata, ma che rappresenta al meglio anche qui il recupero dell'antico di Donatello e questa sua capacità di archeologizzare anche la scena sacra. E i due personaggi sono raffigurati a grandezza naturale, sono assenti il vaso ed il giglio simbolici, l'angelo incrocia le braccia in segno di reverenza, la Vergine si ritrae ed è una concezione davvero grandiosa e semplice di questa immagine, dove è sottolineato anche il rapporto diretto tra l'angelo annunciante e la Vergine che quasi si ritrae all'annuncio dell'angelo. Siamo in questi primi anni 30. Primi anni 30 dobbiamo ricordare che a Firenze il clima politico era mutato, la Repubblica Fiorentina usciva da una situazione veramente travagliata dove c'erano stati conflitti tra le varie famiglie locali, però nel 1434 il potere viene accentrato tutto nelle mani di Cosimo dei Medici e risale a questo momento, intorno al 34-35, una committenza molto importante che è la decorazione della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze. Ed è molto importante perché qui il lavoro di Donatello sembra già preludere a quanto poi lo stesso grande scultore avrebbe fatto successivamente a Padova, quando si sarebbe recato poi a Padova con i rilievi dell'altare in bronzo nella Basilica del Santo a Padova. Donatello qui esegue sia i rilievi in stucco con i santi Stefano e Lorenzo, i santi Cosma e Damiano sulle porte di bronzo della cappella di San Lorenzo, ma qui vediamo un particolare con un evangelista, poiché sono anche di Donatello i quattro tondi che probabilmente vennero eseguiti un po' più tardi del compimento della struttura architettonica della cappella stessa. Ecco, ma quello che è importante sottolineare, e lo vediamo bene in queste immagini che abbiamo sotto gli occhi, è che Donatello qui tratta il rilievo come se fossero delle monete classiche, tagliando la parte inferiore della curvatura con una linea di fondo e riempie poi questo spazio con un cherubino ornamentale. Sono anche di Donatello le quattro storie di San Giovanni Evangelista, San Giovanni a Patmos, l'ascensione di San Giovanni, il supplizio dell'olio bollente, la resurrezione di Drusiana, dove per la prima volta assistiamo veramente ad un impianto prospettico che potremmo definire senza mezzi termini vertiginoso. Voi vedete in alto a destra l'ascensione di San Giovanni, dove è anche la prospettiva che serve a sottolineare la visionarietà dell'evento ed è una prospettiva che precipita in basso ed è forse davvero una delle prime rivoluzionarie visioni dal basso verso l'alto nella storia dell'arte moderna ed occidentale. Siamo entro il 1440 e poco dopo
vale a dire entro il 42, badate che con le cronologie appunto ci muoviamo su un terreno molto delicato, dentro il 42 Donatello esegue anche le porte bronzee della sagrestia con gli apostoli, martiri e dottori della Chiesa, porte bronzee che si inseriscono dentro delle porte timpanate e fiancheggiate da colonne ioniche. E qui Donatello produce ancora altro di nuovo. L'importanza e l'eccezionalità di queste porte che sembrano avere alle spalle, anche di questo si è parlato, le porte di bronzo di Bonanno Pisano nella cattedrale di Pisa, ma si è parlato anche di ispirazione da editti Cinavorio paleocristiani. Ebbene, però, quello che Donatello infonde, lo vediamo bene da questi particolari, in questi rilievi, e soprattutto un movimento ed una animazione che sono ancora una volta del tutto inediti. Pensate che Filarete, che era stato a Firenze in visita nel 1456 e poi ne darà testimonianza nel suo trattato di architettura, parlava di apostoli che paiono schermidori. E mostrava così di conoscere però le posizioni espresse da Leon Battista Alberti nel De Pictura, dove l'Alberti parlava di incongruità delle movenze appunto dei personaggi, che però per lui cozzavano contro la nozione stessa di decoro e di dignità. Ora, la testimonianza del Filarete è importante perché ci fa escludere che le porte bronzee di Donatello venissero eseguite dopo il suo ritorno da Padova. Anzi, si può dire che le porte di Donatello si collegano per altri aspetti già al momento più esagitato, espresso dalle sculture e dei rilievi della cantoria che vedremo tra breve. Ed è anche questo uno dei motivi, insomma, che ci inducono a ritenere che in definitiva, le porte venissero iniziate nei tardi anni 30. Comunque siamo entro il 1442, un anno dopo Donatello si recherà a Padova, destinato a restarvi per ben 10 anni, e seguiremo quindi in quel contesto l'attività di Donatello. Ora, dobbiamo fare un attimo un passo indietro e rimanere ancora nel campo della scultura e fare accenno a quella corrente, diciamo, più moderata che si viene sviluppando grazie soprattutto all'attività di Luca Della Robbia, che è un altro grande protagonista di questo momento della cultura figurativa fiorentina, ed è talmente grande che Leon Battista Alberti, che abbiamo già nominato più volte, nel suo prologus al De Pictura nel 1435, sarà invogliato appunto a nominare Luca Della Robbia insieme con Filippo Brunelleschi, con Donatello, con Ghiberti e con il grande Masaccio. Ora, rispetto all'animazione di Donatello, che, o meglio, che Donatello infonde ai suoi personaggi, a questa vitalità fortemente espressiva, Luca Della Robbia diciamo che segue una strada diversa, nel senso che Luca Della Robbia rimane sempre convinto della misura classica che occorre apportare alla scultura, e lo dimostra in un'opera che è già matura e che è la Cantoria per Santa Maria del Fiore, che gli venne commissionata nel 1431. Venne rimossa questa cantoria come quella di Donatello, poco dopo la metà del Seicento, venne ricomposta poi nell'ultimo ventennio dell'Ottocento e oggi è conservata nel Museo dell'Opera del Duomo. Sappiamo che la cantoria di Luca Della Robbia venne terminata nel 1438. In realtà noi diciamo cantoria, ma sarebbe più esatto chiamarla Pergamo, perché così la troviamo nominata nei documenti coevi. Sappiamo che era nata come una balconata ad organo e che appunto venne poi smontata e ricomposta come cantoria, e cantoria prese il nome dalla funzione successiva appunto che assunse. Ecco, nella cantoria, se noi diamo uno sguardo più ravvicinato, vediamo che i cantori ed i musici sono racchiusi in modo aggraziato ed ognuno in atteggiamento diverso
in composizioni molto equilibrate che si scandiscono all'interno di formelle che sono spartite da coppie di lesene lievemente scanalate e che illustrano il Salmo 150 che è riportato lungo le cornici e che è un invito alla lode musicale di Dio. Luca Della Robbia, ho detto, è un personaggio eminente in questo momento a Firenze e fin dal primo momento fa gruppo con Donatello e Brunelleschi e ne condivide anche il milieu culturale, ovviamente. Certamente Brunelleschi, che firma la commissione nel 1442 per una lunetta con la raffigurazione eseguita da Luca Della Robbia sulla porta della sagrestia nord di Santa Maria del Fiore, ed è ancora per l'interno della Cappella Pazzi, eseguita da Brunelleschi, che Luca Della Robbia eseguirà i 12 tondi con gli Apostoli. Ora, di fronte alla cantoria di Luca Della Robbia, Donatello, destinandola alla porta della sagrestia nord, lascia la sua cantoria che viene cominciata 2 anni dopo quella di Luca Della Robbia, cioè nel 1933, e compiuta nel 1939. L'ideazione è tutta quanta di Donatello, anche si è pensato che probabilmente vi ha collaborato un suo grandissimo aiuto, Andrea dell'Aquila, che è suo apprendista. Ecco, ci sono delle differenze tra questa cantoria, sulla quale dobbiamo soffermare la nostra attenzione, e quella di Luca Della Robbia. Intanto, la cantoria di Donatello mostra un avvicinamento portato al massimo livello al dettato classico, a quelli che sono gli elementi appunto del dettato classico, anche se apparentemente noi vediamo che entro queste colonnine binate si muove una danza sfrenata di putti, la cui sfrenatezza, il cui movimento è sottolineato anche dal balenio delle tessere vitree. Però Donatello qui rievoca l'antico in maniera molto precisa. Se infatti noi facciamo capo allo specchio inferiore di destra di questa cantoria, vedremo che è posto tra appunto i mensoloni di sostegno, vediamo che il putto con tamburello ricalca l'unico putto che è rimasto di un trono di Diana di età Claudio Neroniana che oggi è conservato al Castello Sforzesco e che a sua volta fa parte di una serie di rilievi con troni di divinità che oggi sono sparsi tra il San Vitale di Ravenna e varie collezioni archeologiche d'Italia e d'Europa. Ed è una circostanza che ha indotto a supporre qualche studioso che Donatello potesse aver fatto un viaggio precoce in Romagna prima di andare a Padova. Quello che sappiamo è che è testimoniata una presenza di Donatello a Bologna intorno al 1435. Ed arriviamo quindi al limitare di un'opera straordinaria, di Donatello ancora, il David, che è conservato nel Salone di Donatello al Bargello e che, dai tardi anni del 400 fino al 1495 era nel cortile porticato interno del Palazzo dei Medici in Via Larga. Quello che vediamo oggi, ci soffermiamo un attimo su questa immagine, non è, diciamo, la statua nella sua interezza come era, in origine. Infatti noi abbiamo una testimonianza di Giorgio Vasari, che è molto importante e che va presa per buona, il quale ci riferisce che, la scultura aveva una base molto raffinata che fungeva da piedistallo e che era stata eseguita dal giovane Desiderio da Settignano successivamente, molto probabilmente perché nel periodo in cui Desiderio esegue questo piedistallo, Donatello era presente a Siena e questa base era decorata da arpie bellissime in marmo ed è
è un tema che compare probabilmente per la prima volta in ambito scultoreo e che probabilmente Desiderio deriva a sua volta dalle Sfingi romane, e Vasari ci racconta anche che c'era una decorazione con alcuni viticci di bronzo molto graziosi e bene intesi, e che questa base formava con il David un corpo unico. E ancora nel Cinquecento questa scultura comprendeva una colonna vera e propria, forse di porfido, e tutto il piedistallo era concepito come un candeliere classico, snello, ben svolto in altezza per circa 2 metri, in modo da restituire un effetto slanciato alla veduta dal basso. Una veduta che rende molto meglio comprensibile il perché il volto del David è così rivolto verso il basso, ed anche ci fa capire come potesse essere più intenso il rapporto tra il suo sguardo e quello dell'osservatore, che così veniva ad essere direttamente coinvolto. E con questa veduta dal basso, naturalmente, acquistava molta più forza anche la testa mozza di Golia, che così sembrava quasi incombere sullo spettatore e venire a rotolare verso lo spettatore, un'idea che poi sarebbe stata ripresa più tardi con il David del Verrocchio. Ora, mentre Donatello si reca a Padova, abbiamo detto che ciò accade nel 1443, e a partire da questi anni che Luca Della Robbia si dà alla produzione delle terrecotte invetriate. Luca Della Robbia comincia come orafo, e questo lo apprendiamo da una fonte antica, dal De Sculptura di Pomponio Gaurico, che risale al 1504. Sappiamo che poi prosegue con la terracotta semplice, e sappiamo anche che si lega con Brunelleschi e con Donatello già nel terzo decennio del secolo, e condivide, ho detto prima, anche il milieu culturale frequentato da questi due grandi artisti, da Brunelleschi e da Donatello. Sappiamo che Luca Della Robbia, per esempio, era amico dell'umanista Niccolò Niccoli, che tra l'altro li fa accedere alla sua biblioteca ed anche alla sua collezione di statue, monete antiche, gemme, epigrafi antiche. Ora, il fatto che Luca Della Robbia si dedicasse alla pratica della terracotta invetriata viene maliziosamente spiegato da Vasari in questi termini. Vasari dice: in effetti Luca si dedicò a questa attività perché comportava minor fatica e maggior guadagno. Ora, questo può essere in parte anche vero, perché vedremo che la terracotta invetriata avrà grandissimo successo. Se voi andate a Firenze, ancora oggi trovate tra i souvenir fiorentini appunto la riproduzione delle terracotte invetriate di Luca Della Robbia e della sua bottega. Ma va anche detto che, nonostante, diciamo, questa serialità incontro a cui sarebbe andata la produzione delle terracotte invetriate, il fatto stesso che Luca Della Robbia si inventi questa nuova tecnica va tutto a merito e ad onore di questo grandissimo scultore. La terracotta veniva in pratica ricoperta di uno smalto stannifero, e veniva passata una seconda volta a fuoco proprio per consentire di fissare i colori. E quindi la terracotta, questo materiale che all'origine era un materiale povero, in realtà diventa un materiale prezioso, risulta impreziosito. Ora, i colori di base che vengono adoperati all'inizio sono il bianco latte per le figurazioni e l'ultramarino, l'azzurro ultramarino per il fondo di queste figurazioni, mentre invece poi successivamente vedremo che, soprattutto nella pratica della bottega di Luca Della Robbia, che va molto avanti nel tempo, addirittura avanza nel Cinquecento, mentre altri grandi fatti sono intanto accaduti nella storia dell'arte in Italia, vi dicevo, la bottega invece darà luogo anche a più colori, all'uso di più colori che vengono adoperati soprattutto per le parti ornamentali, festoni di fiori, frutta e così via. Più colori
Più colori che compaiono per esempio già nel fregio del tabernacolo del Sacramento per la cappella di Sant'Egidio in Santa Maria Nuova e oggi però collocato in Santa Maria di Peretola, un'altra importantissima opera di Luca della Robbia perché tra l'altro è documentata al 41-42 ed era un arredo importante che si inseriva pienamente nel piano di ristrutturazione dell'intero complesso di Santa Maria Nuova. Si è supposto che il tabernacolo potesse essere stato commissionato già intorno al 1439. Quello che va detto, se lo vogliamo osservare un attimo più da vicino, è che la struttura del tabernacolo è brunelleschiana e ci conferma appunto l'amicizia che legava Luca della Robbia a Filippo Brunelleschi. Il tondo bronzeo al centro, sorretto appunto dai due angeli, non è originale. Originariamente presentava la colomba dello Spirito Santo, che venne però rubato questo tondo ed oggi è stato recuperato ed è conservato al Bargello. Ora noi non ci possiamo soffermare a lungo su tutta l'attività di Luca della Robbia, ne dobbiamo sottolineare l'importanza, possiamo soltanto accennare ad altre opere importanti come per esempio il gruppo della Visitazione eseguito per San Giovanni Forcivitas a Pistoia e dobbiamo ricordare che Luca della Robbia lavorò anche al sepolcro dell'infante Pietro d'Aragona che era fratello di Alfonso V il Magnanimo e questo nei primi anni 40 del 400. Abbiamo detto che la bottega di Luca della Robbia avrà grandissimo successo, cambierà di segno o meglio di significato quando passerà nelle mani di Andrea, che era il nipote, il figlio del fratello Marco, e nelle mani di Giovanni, che è il figlio di Andrea. Cambierà di segno nel senso che Andrea cercherà di rispondere soprattutto alle esigenze della predicazione dei francescani osservanti, dei minori osservanti, tanto che è stato addirittura definito Andrea della Robbia uno dei più importanti rappresentanti della spiritualità francescana. Fatto sta che questa bottega di della Robbia avrà appunto un grandissimo successo. E un successo che scavalcherà le stesse mura di Firenze e che proseguirà a lungo anche nel secolo successivo. Il terzo grande protagonista della Rinascita fiorentina, insieme con Brunelleschi e con Donatello, è Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, detto Masaccio, nato a San Giovanni Valdarno. Masaccio, dice Vasari, ancorché l'arte fosse diversa, cioè sebbene Masaccio fosse pittore, quindi non scultore e non architetto, cresce proprio sulle tracce lasciate da Brunelleschi e da Donatello. Esordisce presto Masaccio, appena 2 anni dopo la morte di Lorenzo Monaco, che era stato il più tipico rappresentante della pittura tardogotica locale. E lo fa con un'opera che già racchiude tutti gli sviluppi della sua pittura successiva. E osserviamola subito, è il trittico di San Giovenale a Cascia presso Reggello, che è datato 23 aprile 1422, la cui parte centrale è tutta quanta di Masaccio. Ora osservate bene, qui una Madonna turrita afferra il bambino perché non le scivoli dal grembo ed è assisa su un trono dalla spalliera concava che è calcolato a sua volta con una veduta dal basso in uno spazio che è proporzionato secondo i principi della piramide visiva. E dobbiamo pensare che anche in pittura questo è un momento precocissimo perché di applicazione della prospettiva, poiché questa sarebbe stata teorizzata, elevata a teorema, soltanto molto tempo dopo, nel 1935, con Leon Battista Alberti. Se osserviamo, ecco, lo schema prospettico del trittico, vediamo che Masaccio qui applica già i principi della prospettiva brunelleschiana e Masaccio quindi si dimostra già dal suo primo apparire sulla scena come un artista capace di far moderno.
Ora, noi possiamo comprendere veramente il grande salto che fa questo pittore rispetto alla tradizione tardogotica locale se teniamo per un attimo in mente questa parte centrale del trittico di San Giovenale e la confrontiamo con la Madonna col Bambino di Masolino, conservata a Brema e datata 1423. Masolino, voi vedete bene che non cede alle novità indicate da Masaccio, infatti le sue mani non afferrano, scivolano, ora in questo delicato arpeggio delle canne sottili di luce della veste del Bambino, ora sfiorare il piedino del figlio come se fosse una leggera coppa di cristallo, il figlio che a sua volta va scivolando da questo piano indistinto del fondo prezioso. E che la Madonna col Bambino di Masolino è ancora condotta entro i ritmi calligrafici di un Lorenzo Ghiberti, è ancora tutta quanta pensata in termini di grammatura di colore negli incarnati rosei e teneri che denunciano proprio l'appartenenza di questo maestro, perché stiamo parlando di un altro maestro, al mondo del tardogotico. Ed è però proprio questa differenza tra Masolino e tra Masaccio, uno appunto appartenente al mondo tardogotico e l'altro invece che già apre alla pittura moderna, che ha indotto gli studiosi a rivedere un'antica tesi che voleva che Masolino fosse il maestro di Masaccio. In realtà fu uno scambio di dare ed avere ed anzi è molto probabilmente che Masaccio sia stato lui a determinare con la sua personalità diciamo gli aspetti più importanti della pittura del momento e ad influenzare anche lo stesso Masolino, anche se Masolino se ne ritrae fino alla fine, vivrà questo rapporto con Masaccio davvero in termini diciamo antitetici. Ora Masaccio dal canto suo recupera la grande tradizione pittorica fiorentina, riesce a risalire fino al mondo di Giotto per quello che riguarda la ricerca di una forza plastica nelle figure e poi approfondisce questa sua ricerca sulle tracce di Brunelleschi e di Donatello, soprattutto per quello che riguarda il discorso sullo spazio. Uno spazio certo, perché matematico, uno spazio cioè che non è più lo spazio illusivo ed empirico di cui pure aveva dato altissima testimonianza Giotto. E così Masaccio, fin dal suo primo apparire sulla scena, costruisce delle figure che hanno un peso ed uno spessore, sono veramente ancorate per terra, le figure di Masaccio, così come abbiamo visto che faceva anche Donatello con le sue sculture, e Masaccio eseguirà, darà voce ai suoi prodotti più alti già a partire dai primissimi anni venti del secolo. Masolino prosegue per la sua strada, anche se con la collaborazione di Masaccio, e questo è il caso per esempio di un polittico che gli viene commissionato da Colonna per la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, un polittico a due facce che adesso è diviso tra vari musei. Passando immediatamente alla capacità di Masaccio di far moderno, ecco, ci dobbiamo soffermare per adesso sulla cosiddetta Sant'Anna Metterza, Sant'Anna, la Madonna con il Bambino, che è un'opera di collaborazione di Masaccio con Masolino e che è conservata agli Uffizi, dove si deve a Masaccio tutto il gruppo della Madonna con il Bambino e probabilmente l'angelo Reggicortina in alto a destra, mentre tutto il resto è concepito da Masolino. E qui vedete bene come il gruppo centrale della Madonna col Bambino sembra quasi tradurre in termini di pittura quella che è la struttura architettonica della cupola del Brunelleschi. Il Bambino, che è visto come un piccolo Ercole, poggia saldamente sul grembo della Madonna, che lo afferra la coscia del Bambino con tutte e due le mani, e il Bambino è tutto costruito secondo dei piani di luce e d'ombra che servono appunto a restituirne la plasticità e la forza.
Nella parte posteriore, cioè lì dove vediamo raffigurata in piedi la Sant'Anna, vediamo bene come Masolino, anche se cerca di sondare lo spazio in profondità, se osserviamo la mano sinistra della Sant'Anna, in realtà quel gesto sembra fermarsi su, arrestarsi sul piano di superficie del dipinto. Per cui ecco, Masolino si adatta a Masaccio, ma in realtà tra i due Masaccio sta già indicando qual è la strada per far moderno. Ed è un'opera veramente straordinaria, siamo nel 1424, un'opera che a Bernard Berenson, tra i più grandi storici dell'arte, fece dire, sembra quasi di assistere ad un Giotto rinato, cogliendo bene quello che era il senso anche del recupero da parte di Masaccio di questa tradizione locale fiorentina, ma nello stesso tempo anche l'avanzamento che Masaccio compiva nei confronti di quella medesima, tradizione. E immediatamente successivi, o pressoché contemporanei, sono gli affreschi della Cappella Brancacci, dovuti a Masolino e a Masaccio, nella chiesa del Carmine a Firenze. Qui vediamo una veduta di insieme, gli affreschi che sono stati recuperati alla fine degli anni Ottanta da un restauro che ne ha proprio rivelato la cromia originale, che è limpida e brillante, e che era stata coperta da un nero fumo che è causato da un incendio che vi era stato alla fine del Settecento. L'incarico, questa grandissima committenza cittadina, era stato affidato a Masolino e Masaccio da Felice Brancacci. Felice Brancacci, che era un ricco mercante di sete fiorentine, che era genero di Pallastrozzi. Ed è in questo ciclo con le storie di San Pietro che Masaccio e Masolino si pongono, diciamo, in un confronto serrato. Tutta quanta la cappella era decorata fino alla volta, dove erano affrescati gli evangelisti, mentre appunto a partire dai lunettoni e su tre registri diversi si svolgono le storie di San Pietro. Sappiamo che questi affreschi vennero incominciati insieme dai due maestri, cioè da Masolino e da Masaccio, che subirono un'interruzione perché Masolino si dovette recare a lavorare in Ungheria, e che questi affreschi sarebbero stati poi proseguiti soltanto da Masaccio. Tornato in Italia, Masolino poi nel 28 si reca a Roma, con lui va anche Masaccio, e Masaccio nel 28 avrebbe concluso veramente prematuramente la sua vita, non aveva ancora 30 anni. Ora, questi affreschi, ma ancora qualche altro cenno va fatto sulla storia diciamo, del loro compimento. Sappiamo che a causa dell'esilio subito dai Brancacci in seguito all'instaurazione del potere da parte dei Medici, subirono un'interruzione e sarebbero stati completati soltanto nell'ultimo ventennio del 400 da Filippino Lippi. Ora però i due maestri, Masolino e Masaccio, collaborano insieme fin dal primo momento, fin dagli inizi di questo grandissimo e importantissimo ciclo, e intanto lavorano su un unico ponte in modo tale da poter scambiarsi i ruoli, nel senso di poter raffrescare contemporaneamente sia una parete laterale che la parete di fondo, e poi viceversa. E tutti gli episodi sono inquadrati architettonicamente entro delle paraste corinzie che hanno un'origine, sono una citazione dal vocabolario brunelleschiano, paraste corinzie che però non impediscono anche il collegamento tra una scena e l'altra. Questo accade in certi punti degli affreschi, dove il paesaggio si interrompe in una scena e prosegue in un'altra scena, e questo è stato rivelato proprio dal restauro. Accade perlomeno in due scene, il tributo e la predica di San Pietro. E questa continuità spaziale tra scena e scena non rimane relegata soltanto ai singoli episodi della vita di San Pietro, ma è un
involucro spaziale, una scatola spaziale che include anche lo spettatore, la cui posizione è pensata, cioè quella che è la prospettiva degli affreschi del ciclo della Cappella Brancacci, è pensata in rapporto al punto preciso in cui si deve collocare lo spettatore per averne la misurazione esatta e che è quasi appunto al centro della cappella. Si deve porre lì per capirne, diciamo, l'esatta intelaiatura prospettica di queste scene affrescate. Ora, per capire la differenza tra Vasolino e Masaccio, torniamo un attimo indietro, possiamo fare capo intanto a questa scena della resurrezione di Tabita e la guarigione dell'infermo, dove qui c'è una discussione perché in un primo momento si pensava che l'impianto prospettico si dovesse a Masaccio, mentre tutta quanta la scena in primo piano si dovesse a Masolino. Oggi si ritiene, successivamente ai restauri, che tutto debba essere attribuito a Masolino, però in realtà, se facciamo caso a quelli che sono i loggiati di fondo, a queste case fiorentine della Firenze del tempo, e anche la vivacità narrativa, forse potremmo continuare a ritenere con il Longhi che qui almeno l'idea, ecco, deve essere stata di Masaccio. Masolino, qui dà ancora luogo ad uno, diciamo, degli aspetti con cui mostra il suo linguaggio tardogotico. In questa piazzetta presenta questi due personaggi agghindati come damerini alla moda, con il capo coperto dal mazzocchio, e continua in questo discorso della grammatura del colore e della tenuità anche degli incarnati. Sono personaggi che si muovono in punta di piedi, potremmo pensare quasi a passo di danza, che sono molto diversi invece da quanto farà poi Masaccio successivamente. Lo possiamo vedere già nella scena del tributo, dove tra l'altro Masaccio sembra di essere arrivato al punto di massima convergenza con le idee prospettiche del Brunelleschi. Lo vedremo in un confronto che faremo tra poco. Qui ci dobbiamo soffermare ancora un attimo su questa scena che è veramente straordinaria. Vediamo come la lontananza del paesaggio è segnata dall'intervallo degli alberi che stabiliscono appunto delle direttrici prospettiche e che sfilano verso il fondo contro una serie di montagne e che sono sormontate da un cielo con le nuvole, così come aveva suggerito Brunelleschi già con il suo primo esperimento prospettico, e le nuvole stesse sono viste in una sorta di degradare prospettico. Masaccio qui unifica i tre diversi momenti della scena del tributo, cioè la richiesta del tributo, l'ordine di Cristo a Pietro di trovare la moneta, la pesca di Pietro e poi ancora sulla destra la consegna del tributo. E tutta la scena si svolge avendo come perno prospettico, ma anche spirituale insieme, la figura di Cristo che è circondato dagli apostoli che si svolgono attorno a lui ad emiciclo, così come avevamo visto fare tra l'altro a Nanni di Banco in occasione dei Santi Quattro Coronati. Ed è stato definito questo gruppo di apostoli attorno al Cristo una sorta di colosseo d'uomini, proprio per voler sottolineare la grandiosità dell'impianto monumentale di questa cerchia di astanti che poi sono gli apostoli che si svolgono appunto intorno a Cristo. Masaccio, ecco, a differenza di Masolino, mentre Masolino possiamo dire smalta le sue figure con questi colori teneri e sfogliati, Masaccio invece addensa il colore e le ombre per cercare di conferire maggiore plasticità alle sue figure, e appunto Masaccio, così come gli avevano insegnato Brunelleschi e Donatello, pianta saldamente i corpi per terra, i quali corpi, proprio perché sono corpi veri, proiettano ombre sul terreno. Masaccio non concede nulla
al discorso ornato, esornativo. Non ci sono orpelli nell'affresco di Masaccio, e allora possiamo ben comprendere come alla fine del 400 Cristoforo Landino, nel Proemio alla Commedia di Dante, avrebbe definito il linguaggio di Masaccio puro et senza ornato, vale a dire un linguaggio laconico, scarno, disadorno. E nulla viene concesso da Masaccio neanche alla dimensione miracolistica degli eventi che egli racconta, quasi come se Masaccio volesse, in altri termini, rendere quotidiano l'accadimento. Prima di concludere, vediamo ancora un altro passaggio, un altro brano degli affreschi della Cappella Brancacci, ed è quello del San Pietro che risana gli infermi con la propria ombra. Un episodio che sembra svolgersi proprio tra le strade di Firenze, di un'assoluta naturalezza, di un'assoluta quotidianità, dove ancora una volta vediamo i corpi vestiti all'antica del San Pietro, del San Giovanni che lo segue. Forse c'è il ritratto dello stesso Masaccio nel personaggio con la berretta rossa, e questi corpi, vi dicevo, gettano luce vera sul terreno, ed in basso a sinistra abbiamo due personaggi, gli infermi appunto, storpiati e scorciati, che nella loro verità drammatica ed umana, sottolineata da questo intensissimo chiaroscuro, sembra davvero preannunciare per la sua modernità il grande Goya. Vedremo nella prossima lezione. Ancora una volta, qual è la differenza tra Masolino e Masaccio, soffermandoci ancora brevemente su un altro dei brani degli affreschi della Cappella Brancacci. Ci vediamo la prossima volta. Grazie.